argomento a piacere, spetta poi a un povero disgraziato, un artista politico, assemblare e dare un senso a questa colpetta di frasi senza alcun significato. Una volta si chiamava il bastone politico, adesso si chiama il panino perché deve anche seguire una scansione precisa. Fetta di pane numero uno parla il governo, fetta di salame in mezzo parla l'opposizione, seconda fetta di pane parla la maggioranza, chiude buon aiuto. Questo è lo schema del panino. Quando a Bruxelles, superando Buttiglione, il cavaliere dà del caponazista a un socialista tedesco, Schulz, peraltro antifascista e antinazista, il TG1 è l'unico telegiornale in tutto il mondo a non far sentire l'audio con la gaffa in originale. Cambia governo, cambia direttore del TG1, arriva Gianni Riotta, che mantiene fisso il panino così com'era, ma a parti invertite. Adesso prima fetta di pane, governo Prodi, fetta di salame in mezzo, opposizione di destra, seconda fetta di pane, maggioranza di centro-sinistra, chiude la Finocchiaro le rare volte che è sveglia, cioè mai. Anche Riotta si segnala per censure memorabili. Un giorno, superando se stesso il Buttiglione, il cavaliere va al G8 di Londra, e tutti i capi di Stato e di Governo, compreso lui, sono schierati in silenzio religioso per la foto di gruppo finale, mentre sta per scattare il clip del fotografo, il silenzio è squarciato da un urlo del mulino. Mister Obama, sono qui! La regina d'Inghilterra rompe un silenzio cinquantennale, stringe la coscienza sotto il braccio, si gira e si capisce. Ma che stende un velo pietoso sulla gaffa mondiale e fa vedere agli italiani che la regina non si sa perché ce l'avesse con Obama. Credeva così il povero Riotta di conquistarsi la riconferma, invece il cavaliere, appena 2 minuti di tempo per la servitù, lo rimpiazza con uno ancora peggio, che era difficile immaginare che lo trovassero, invece l'hanno trovato. Augusto Muzzolini, detto Muzzolingo per questa sua lingua che proprio è una sorta di guida rossa che viene srotolata ogni sera a disposizione dei politici, che ci camminano sopra a loro piacimento. Riotta fa sparire definitivamente le notizie dal TG1, nessuna notizia sul caso Noemi, caso Daddario, caso Boffo, caso Veronica, l'inchiesta di Trani sulle manovre per far chiudere a zero, le proteste dei terremotati dell'Aquila abbandonati dal governo, la monnezza di Napoli da quando tocca Berlusconi il governo spariscono le telecamere, non è che sparisce la monnezza. L'arresto accordato dalla Camera per Alfonso Papa, Mills condannato e poi dichiarato colpevole ma prescritto in Cassazione, che dicevo lo spaccia per assolto, cioè per seguitato politico, Elio Germano vince Cannes e denuncia Italia alla cultura d'Italia, ma per quel preciso istante al TG1 manca l'audio. Pensate alla sfida di questi quattro tecnici all'orologeria. Nei primi mesi di quest'anno tutti i TG del mondo, quando parlano dell'Italia, ne parlano per un neologismo, bunga bunga, che diventa la parola italiana più nota del mondo. In quegli stessi 3 mesi, l'unico TG al mondo a non aver mai pronunciato la parola bunga bunga è proprio il TG1, il principale TG d'Italia, che nello stesso primo trimestre di quest'anno ha invece un'altra parola più ricorrente, Sara Scazzi, l'ennesima vittima dell'ennesimo delitto. Ai tempi del Duce c'era il Minkul Pop, oggi c'è il Minzul Pop, che va addirittura migliorato, affinato, perché quando una notizia non si può proprio nascondere perché si vede occhio nudo ed è negativa, il TG1 la trasforma geneticamente in positiva. Per esempio, facciamo un caso, il caro affitti, una piaga che affligge milioni di famiglie, bene, il TG1 la presenta con una simpatica moda trendy. Ci sono proprio queste sgallettate che leggo in telegiornale, ma sono vedendo, non lo sanno nemmeno loro perché io, però ridono dal principio alla fine e leggono notizie del tipo: arriva in Italia la tendenza a coabitare con amici, colleghi ed estranei. Cioè, decine di persone che hanno passato in questi anni di lavorare in proprio, però aumenta la notizia alla sua funzione, aiuta a socializzare. La povertà colpisce milioni di persone, innesca guerre fra poveri, ridiamoci sopra con il TG1. Ragazzo intraprendente mette la nonna in vendita su eBay. Ecco, vedete che anche la povertà ha un suo lato positivo, aguzza lo spirito commerciale delle persone che più diventano povere e più diventano intraprendenti, si vendono persino la nonna su eBay. 10 milioni di italiani non arrivano a fine mese, 4 milioni di precari, un giovane su 3 senza lavoro, allegria, giusto tutti sul bere, il mangiare, sempre qualcuno che soffrigge, al TG1, fiere del vino, fiere
tartufo, fiero del bue, appoffato, gente che mania, che beve, che va in vacanza esotica, che spende il capitale per il capriolino del cane, alla prima frescura, gioielli, occhi costosissimi, e poi molti servizi sul meraviglioso mondo degli animali, e mi pare a volte la succursale di Superquarte, e molti servizi anche sulla piaga dell'obesità e sulle diete. Ecco, perché questa fissazione sull'obesità? Fateci caso. La spiegazione è molto semplice, che se uno ha fame, vede il TG1 e dice, cavolo, ma non è fame, è dieta, è tutta salute, e si sente subito meglio e non gli viene nemmeno in mente di protestare. Ecco a voi una breve selezione antologica dei migliori titoli testuali del TG1, l'unico TG al mondo con l'arma di cultura. Sono gli interrogativi esistenziali che suscita il TG1 del servizio pubblico. Nel tempo gli interrogativi esistenziali erano molto profondi, ma anche più noiosi, volendo, tipo ci ha creati, da dove veniamo, dove andiamo, c'è vita oltre la morte. Ora il TG1 di Muzzolingua li ha aggiornati alla modernità. Arriva l'estate con una gelata. Con o con pelga? A che tasse comprare a giocare con? Che fine ha fatto il vecchio salvadanaio? Ho già detto dimenticato, si continua a usarlo. Che fine ha fatto la primavera? Tutti pronti per la prova costume? Nella vita di coppia è meglio dire sempre la verità o anche qualche bugia aiuta a stare meglio? Come evitare le pizzette del bebè? Che vestire è meglio con cravatta o senza? Come si stava lo champagne? La notte di Capodanno si avvicina, dove pettinarsi? La pozzatura artificiale può dare dipendenza? Come cambia la portafatti degli italiani? Al servizio del cittadino, del consumatore che si trova solo, inerte di fronte a questi fenomeni assolutamente incombattibili e invincibili. Soprattutto d'estate, con TG1 d'estate si riempie di servizi su vacanzieri in movimento, l'esodo, il controesodo, il riesodo, il ricontroesodo, ci sono proprio posti inviati per i giornalisti d'assalto, appostati dietro le caselle autostradali che attendono la vita della bianchina guidata da uomo in forma ai 40 gradi all'ombra, piantina foderata di canotti, windsurf, tavole, retine dei pesci, fiocine, mute, salvagenti a paperetta, braccioli, pinne, maschere, occhiali, attendono la luce della macchina e poi zac, a tradimento infilano il microfono nel vetrino abbassato della piantina e domandano al conducente, a bruciapelo, quest'anno mare o montagna? A ogni Ferragosto l'intera redazione del colta di sorpresa da un fenomeno inedito, inspiegabile e assolutamente inaspettato, il caldo. Il caldo, sempre caldo, ecco, il caldo più caldo degli ultimi sette secoli almeno, secondo che i consigli del Ticino su come difendersi dal caldo, perché giustamente l'uomo della strada, colpito così tra capo e collo di un fenomeno così inatteso, non saprebbe cosa fare, ma difendersi, quindi si appellerà a questi scienziati, che sono proprio esperti in camice bianco, scongelati da ogni estate, che fronte a enormi biblioteche di legno, come insomma l'impressione la scritta docente a Tor Vergata di come difendersi dal caldo, dispensano consigli al loro scientifico molto originali che nessuno ci arriverebbe mai senza la loro parola autorevole. Se volete annotare, il primo è bere molto, come evitare sacchezza delle fauci di organizzazione della propria di interi organi vitali, il secondo è se avete 97-98 anni non uscite dalle due del pomeriggio a porti in pieno di lati rossi a materassi, terzo in casa, rammentare di spegnere le fonti di calore. Ecco, mi raccomando, il campo prende tutti i fornelli, il forno a legno, il forno a gas, il forno elettrico, il microonde, il caminetto, il camino, la stufa elettrica, la stufa a legna, i termosifoni, l'autoforno. Ecco, se qualcuno avesse un autoforno in casa, lo spenga almeno il giorno di Ferragosto, perché così si diminuisce un po'
posta interna. Questi stati, per cambiare il tuo genere, il TG ha dato il nome di un servizio, c'è su YouTube, intitolato Come difendersi dai topi di appartamento. Perché in inviato d'assalto abbiamo avuto accesso a una ricerca in esclusiva mondiale, tra cui risulterebbe che d'estate il topo d'appartamento preferibilmente si introduce nell'appartamento medesimo entrando dalla porta. E chi pensasse che si cali dal con il babbo Natale che si lancia con il posto di casaforte contro le finestre con un supereroe rimasto con il posto di uso, entrano dalla porta, quindi l'unico modo per difendersi è chiuderla. Il megafono di qualcuno Lorenzo è stato come Natale. 11 gennaio 1994, buonasera da Milano Italia. Questa è stata una giornata particolare per Milano e per il mondo della stampa. Poche ore fa, infatti, si è dimesso Indro Montanelli dalla direzione del giornale, giornale che aveva fondato 20 anni fa all'età di 65 anni. C'è stato un saluto ai redattori che, come dicono le agenzie, si è svolto in un clima di forte commozione e il numero del giornale di domani sarà l'ultimo a portare la firma di Indro Montanelli. Questo è l'ultimo articolo che compare a mia firma sul giornale da me fondato e diretto per 20 anni. Mi ritiro per una di quelle situazioni di incompatibilità fra me e l'editore. Di questo editore ne ho conosciuti due. Uno è stato l'amico che mi incontro nel momento in cui tutti mi voltavano le spalle. L'altro è quello che, tramutandosi in capo partito, ha cercato di ridurre il giornale a organo di questo partito, suggerendogli non soltanto le posizioni da prendere, sulle quali non c'erano in fondo grandi divergenze, ma perfino un linguaggio da usare. E che a lasciarlo fare avrebbe finito per impormi anche la divisa del suo partito, il suo look. Tralascio le rappresaglie dei suoi crisi televisivi contro la mia persona, ma non posso sorvolare sull'ultima, anche più grave provocazione, la promessa alla redazione, alla mia redazione, di cospicui benefici se si fosse adeguata ai suoi gusti e desideri, cioè se si fosse ribellata ai miei. A questo punto non avevo più scelta. Ora se neanche diventare il miracolo di Berlusconi può andarmene. Me ne vado. Ma non senza avvertire i lettori che manterrò l'impegno preso con loro. Fra poche settimane essi avranno il loro giornale, fatto dagli stessi uomini del giornale, illustrato dalle stesse firme e nutrito dalle stesse idee del giornale. Con qualche difetto, speriamo, meno, ma una cosa in più di cui l'esperienza ha dimostrato l'assoluta necessità. Un assetto azionario che mi garantisca l'incondizionata indipendenza. Della nostra linea non abbiamo da cambiare una virgola, quanto a Berlusconi nessun rancore ci fa meno. I fatti diranno se avevamo ragione o torto. Se avevamo torto lo riconoscerebbe realmente, se avevamo ragione fingeremo di essercene dimenticati. A presto comunque, cari lettori. Si cambierà la voce, mi ricordo non di quella di Sinatra, ma di quella del mio vecchio maestro. Maestro soprattutto di libertà e indipendenza. Prezzolini. Proiezione indebita, falso in bilancio e addirittura indagato per le stragi mafiose del 93. Il presidente del Senato Schifani, seconda carica dello Stato, indagato per mafia. Tre procure antimafia indagano sulle trattative fra i governi Amato, Ciampi e Berlusconi primo con Cosa Nostra per interrompere le stragi del 93 e dare il via alla Seconda Repubblica. Il sottosegretario Cosentino ha un mandato di cattura per camorra sul gruppo e arbeta così. Intanto di che parlano TG e giornali? La terza carica dello Stato, il presidente della Camera Fini, è indagato, no, imputato, no, stragi, mafia, niente, ha litigato col Cavaliere sulla legalità. E allora i giornali del Cavaliere scoprono improvvisamente un alloggetto a Monte Carlo, 60 metri quadri, ereditato dall'Alleanza Nazionale, venduto a due società offshore che l'hanno affittato al cognato di Fini. 100 prime pagine sul giornale e sul libro, e tutti gli altri indietro. Scandalo, Fini si deve dimettere. Il Cavaliere invece no, perché è il Cavaliere, Schifani no, perché è lo Schifani del Cavaliere, Filis perché è litigato col Cavaliere. Le colpe del cognato ricadono su Fini. È difficile distinguere i veri problemi da quelli falsi o minori. Quando si vive in questo Truman Show, dove non ci si illude di decidere per se stesso e non si rende conto di essere immerso in un reality show, dove tutto, scenografia, sceneggiatura, copione, fondali, musica, attori protagonisti e comparse, decide sempre lo stesso.
e se le grandi riforme sono vent'anni che se ne parla, ce ne sarebbe bisogno. Lo Stato italiano è l'unico in Europa a non avere mai un euro da destinare per le esigenze dei suoi cittadini. Perché? Perché ogni anno buttiamo 80 miliardi per pagare gli interessi sul debito pubblico, buttiamo 70 miliardi in corruzione, buttiamo 150 miliardi in evasione fiscale, buttiamo altri 150 miliardi di patrimoni mafiosi che sono all'euro e quindi non tassabili. Di questo dovrebbero occuparsi giorno e notte maggioranza e opposizione, destra e sinistra. Queste sono le grandi riforme. E invece quali sono le grandi riforme di cui i politici di destra e di sinistra ci riempiono le orecchie, non solo quelle da vent'anni a questa parte? Le riforme della Costituzione per fare essenzialmente tre cose: più potere al premier, più autonomia alle regioni, federalismo, separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri, come se i giudici avessero sempre ragione e i pubblici ministeri bisognasse separarli, come se le regioni non avessero già abbastanza autonomia per buttare via i nostri soldi, come se il premier non avesse già abbastanza potere. Per questo, combattere l'evasione fiscale non si può, lui arriva e ha vari processi per l'evasione fiscale. Combattere la corruzione non si può, lui ha pure vari processi per corruzione. Combattere le mafie, almeno dalla cintola in su, non sto qui a spiegarvi perché non si può, perché lo sapete meglio di me. E allora che cosa si fa? Si dirotta l'attenzione dei cittadini dai diritti dei potenti, che fanno più danni perché sono potenti, ai diritti dei poveracci, che fanno meno danni perché sono poveracci. Soprattutto i migrati. E immigrazione, sicurezza e criminalità diventano tutti uno, anche se sono tre questioni nettamente distinte. E poi sentire parlare di immigrati, molti italiani sono convinti che gli immigrati in Italia siano più che negli altri paesi. Pochi sanno che ne hanno molti più di noi la Francia, l'Inghilterra, la Germania, l'Africa e la Spagna. Nelle nostre statistiche c'è una voce unica al mondo che dice immigrazione percepita. Perché siamo convinti che gli immigrati siano il 26% della popolazione, mentre l'immigrazione reale è 6%. E quel 6% di immigrati produce il 12% del prodotto interno lordo. Molti, a furia di sentire parlare di immigrazione, pensano che la clandestinità si combatte in un solo modo, respingendo in alto mare i poveracci che arrivano sulle zattere della disperazione a larghi di Lampedusa, senza distinguere donne, bambini, malati, vecchi, profumi di guerra o di dittature. Nessuno sa che il 95% degli clandestini arrivano via terra e solo il 5% via mare. Arrivano via terra con visto turistico, poi si fermano qua quando è scaduto. Ma basta eliminare la pelle e oscurare il resto, la gran parte del problema, e si semplifica. Buttiamo via mare a 3-4 cannate e abbiamo risolto la clandestinità. Molti sono convinti che gli immigrati vengano in Italia a diventare molestare le nostre donne. Nessuno sa che i 3/4 delle molestie e delle violenze sessuali avvengono tra le donne domestiche e danni di donne italiane a opera di maschi italiani. Belle di una certa sinistra che dicono che l'immigrazione non crea problemi, dicono sciocchezze anche loro, l'immigrazione crea problemi, ma non sono problemi quantitativi, sono problemi qualitativi, perché l'Italia rispetto agli altri paesi importa più criminali che lavoratori. E perché? Perché ha leggi che premiano i criminali e sfavoriscono i lavoratori, ma mettete che in Italia quel criminale straniero, che siccome nel suo paese c'è la pena di morte, se delinque libero lo piccano, decide di venire a delinquere in Europa dove la pena di morte non c'è. Arriva la Lampedusa e deve decidere in quale paese farlo con più comodità. Secondo voi quale sceglie in Europa? Uno a caso. Intanto quello governato da delinquenti che dice, vabbè, se governiamo noi, siamo tra colleghi, ce ne è più per noi. Quello che quando le carceri scoppiano, non trova di meglio che invece di costruire delle nuove, potete penalizzare i reati inutili, apre le porte delle carceri e ne fa uscire qualche decina di migliaia. La famosa soluzione scolastica. Chi disturba fuori? Che cosa si dovrebbe fare a essere seri? Distinguere quelli che sono clandestini perché vogliono restare, perché delinquere senza un nome, un'identità e una nazionalità è molto più comodo che spenderli, da quelli che sono clandestini solo perché non hanno i documenti ma li vorrebbero avere perché lavorano qui da anni e non li possono avere perché la legge glielo impedisce. Una volta regolarizzato, lo straniero ha lo stesso tasso di criminalità dell'italiano. Negli ultimi 20 anni i permessi di soggiorno sono aumentati del 500% e il tasso di criminalità è rimasto uguale. Invece noi, questi non li regolarizziamo e gli altri non li espelliamo, ne espelliamo uno su quattro. Perché così pochi? Beh, perché ogni anno il governo taglia i fondi alle questure, alle forze dell'ordine, che non hanno più nemmeno i soldi per fare il pieno alle volanti o per riparare qualcosa.